Buonasera, questa sera vi parlo di tre libri. Sono tre libri di viaggio, non sono guide, sono tre libri di viaggio che un po' così in modo casuale io sto leggendo in questi giorni. E due di questi libri riguardano il cammino di Santiago de Compostela e uno riguarda invece la Birmania. Allora, cominciamo col primo libro, Shirley MacLaine. Il cammino, il mio pellegrinaggio verso Santiago de Compostela, edizione Sperling, costa 8-9 euro. Shirley MacLaine è conosciuta, è un'attrice, una soubrette, una cantante americana che ha fatto questo cammino. E in questo libro si trovano, è veramente un'americanata, è un libro dove questa americana fa fa il cammino, lo fa tutto a piedi, nel raccontarlo si inventa cose abbastanza strane, va nell'esoterismo, sogni, parla dei templari, parla di una serie di aspetti legati alla terra che si relaziona con l'universo, tutte queste cose qua. Quindi questo libro, secondo me, se volete fare il cammino di Santiago di Compostela, potete buttarlo via senza nessun rimorso. Il secondo libro, Santiago e nuvole, di Stefano Scrima, e di Ciclo Editore, costa abbastanza poco, del maggio 2018. Qui il nostro autore racconta il suo cammino, ha fatto il cammino del nord, quello più lungo la costa, non l'ha fatto tutto a piedi, ha fatto dei pezzi in autobus, eccetera. Però è fondamentalmente depresso questo scrittore. Fa questo cammino con dei sensi di colpa per delle cose che ha fatto, incontra qualcuno, va insomma è un po' eccessivamente insistente su questo aspetto di abbastanza pesante, no, di questo racconto. Io, a differenza dell'altro libro che non sono riuscito a leggere tutto, ogni tanto saltavo dei pezzi perché insomma non si poteva proprio. Questo qua l'ho letto tutto, però insomma non è tutto. Non mi piace più di tanto, anche se qualche spunto, se qualcuno vuole fare il cammino di Santiago, lo si può trovare, qualche ideuzza abbastanza buona. Non è una guida, attenzione, quindi non potete avere più di tante informazioni. Ci sono delle ottime guide sul cammino di Santiago, per questo non è una guida, è uno dei, credo, tanti, non so se tanti o pochi, libri che molte persone hanno scritto una volta fatto il cammino di Santiago. Il terzo libro invece è questo qua, Passeggiate in terra buddista. Questa è un'autrice francese, Christine Jordis, che ha pubblicato questo libro. Anche questa non è una guida, però racconta le sue impressioni di viaggio in Birmania. È un libro che si legge molto bene. È interessante, parte da un concetto, parte da un'idea, cioè del buddismo come elemento unificatore della Birmania, sia anche come elemento che spiega molti aspetti della storia della Birmania. Questo libro pecca, se vogliamo, ma insomma, non so se è una pecca, di, come dire, non è aggiornato. È stato scritto, una gran parte dei rendiconti riguardano giri, viaggi che ha fatto in Birmania nel 98-99, mentre l'ultima piccola parte parla della Birmania del 2003, quindi ancora in pieno regime militare. Sapete che la Birmania ha avuto un regime militare, una dittatura militare per molti anni. Attualmente è una democrazia, anche se ci sono molti aspetti che insomma sono discutibili. Bene, questo libro si ha alcune suggestioni abbastanza interessanti per chi volesse andare a visitare questo paese. Vi ho già detto che non è una guida, però
Però insomma aiuta un pochettino ad entrare in una, così, in una conoscenza di questo paese. Insomma, se volete andare in Birmania, certo ci sono vari libri, ci sono delle ottime guide per andare in Birmania. Questo vi può dare una mano. Sì. Naturalmente non va interpretato, non vanno accettate per forza tutte le idee dell'autrice, perché appunto ha una posizione molto particolare, però diciamo può essere un modo, come dire, è un punto di vista che senz'altro può essere interessante. Bene, abbiamo visto questi tre libri. Di questi tre libri abbiamo visto il primo è da gettare, il secondo molto discutibile, questo però interessante anche se non è necessario essere d'accordo in tutto e per tutto con l'autrice. Bene, vi saluto e buona lettura.